rivediamo meglio come si calcola il raggio di un buco nero. Immaginiamo che questa sia la Terra. La domanda è: quale deve essere il raggio della Terra, cioè quanto deve diventare piccolo questo raggio affinché la Terra diventi un buco nero? Questa è la Terra, ha un raggio di circa 6.400 km, la massa è 6 per 10 alla 24 kg e sappiamo che il campo di gravità sulla superficie terrestre vale circa 9,8 newton al chilo, oppure, che è la stessa cosa, si può dire l'accelerazione di gravità vale 9,8 metri al secondo quadrato. Abbiamo già calcolato la velocità di fuga dalla Terra, quindi di un oggetto che vuole fuggire dalla Terra e arrivare all'infinito con velocità residua nulla, cioè perdendo tutta la velocità per strada. Questa velocità di fuga è circa 11,2 km al secondo. E abbiamo anche dimostrato che si può calcolare con questa formula. Ora immaginiamo di restringere le dimensioni della Terra, mantenendo tutta la sua massa, quindi sono sempre 6 per 10 alla 24 kg, ma la Terra diventa più stretta, più piccola, quindi il raggio diminuisce. Un raggio più stretto vuol dire che il campo di gravità in superficie diventa più intenso, perché la Terra conserva tutta la sua massa, ma diventa più compatta. Questo campo di gravità, per esempio, adesso non è più 9,8 newton su chili, ma magari è 20, 30, 50 newton su chili, man mano che la Terra si restringe. E naturalmente più diventa intenso il campo di gravità sulla superficie della Terra e maggiore sarà la velocità di fuga necessaria per allontanare un oggetto dalla superficie fino all'infinito. Quindi, aumentando il campo di gravità, in quanto si sono ristrette le dimensioni della Terra, la velocità di fuga cresce da 11 km al secondo a 20, 30, 50, 100, 1000. Allora la domanda è questa: fino a quali dimensioni, cioè quanto deve essere piccola la Terra, affinché il campo di gravità in superficie diventi talmente grande che per far fuggire un oggetto dalla superficie della Terra all'infinito diventa necessario lanciarlo con una velocità di fuga talmente alta che diventa uguale alla velocità della luce nel vuoto, 300.000 km al secondo. Quindi, riassumendo fin qui, restringendo le dimensioni della Terra, la velocità di fuga aumenta, ma questo si vede anche dalla formula, perché R sta qua al denominatore e quindi anche matematicamente, se R diventa sempre più piccolo a parità di massa della Terra, la velocità di fuga aumenta. E quindi questi tre disegni infatti fanno vedere che la velocità di fuga diventa sempre più grande man mano che la Terra si restringe. A un certo punto la velocità di fuga diventerà grande quanto la velocità della luce nel vuoto. A quel punto vuol dire che per far fuggire un oggetto dalla superficie terrestre dobbiamo spararlo con la velocità della luce. Ma allora quanto è diventata piccola la Terra? Per rispondere a questa domanda scriviamo appunto la condizione che la velocità di fuga deve crescere fino a diventare c, la velocità della luce nel vuoto, e ricaviamo il raggio della Terra, quindi eleviamo al quadrato, o qui diventa c alla seconda, e ricaviamo il raggio della Terra, R va qui a destra, 2gm diviso c al quadrato. Qui l'ho chiamato R segnato per far capire che è il raggio che dovrebbe avere la Terra affinché la velocità di fuga diventi pari alla velocità della luce, quindi vuol dire che la Terra è diventata un buco nero. Quando il raggio è diventato così piccolo, R segnato, vuol dire che la velocità di fuga è cresciuta così tanto che la Terra è diventata un buco nero e per uscire fuori dalla superficie terrestre bisogna sparare un oggetto alla velocità della luce. Quindi vediamo qual è il raggio della Terra nel caso in cui la Terra diventi un buco nero, per ipotesi. Andiamo quindi a sostituire i valori: 2g, la costante di gravitazione di Newton, la massa della Terra che non è mai cambiata, diviso la velocità della luce al quadrato. Il risultato è 9 mm. Vediamo rapidamente le unità di misura: metro quadrato e metro quadrato si semplificano, un chilogrammo va via con l'altro chilogrammo, rimane Newton fratto chilogrammo e questo secondo al quadrato torna al numeratore. Quindi Newton fratto chilogrammo sono questi due, secondi quadrati al numeratore, ma Newton chi è? È chilogrammo per metro al secondo quadrato, quindi secondi quadrati e chilogrammi di nuovo si semplificano e rimane metri. Il risultato infatti è 9 per 10 alla meno 3 metri. Ora abbiamo quindi calcolato quale dovrebbe essere il raggio della Terra affinché la Terra diventasse un buco nero.
E qui ho riportato la stessa formula di prima, 2gm della Terra diviso c'è la seconda. Nel caso del Sole, quale dovrebbe essere, quanto piccolo dovrebbe essere il raggio del Sole, R Sole segnato, affinché il Sole diventi un buco nero? La formula è la stessa, invece della massa della Terra, massa del Sole, ma senza che rifaccio tutto il calcolo come prima, al posto della massa del Sole metto 300.000 volte la massa della Terra, perché il Sole approssimativamente ha una massa 300.000 volte maggiore. Ma a questo punto 2g massa Terra diviso c quadrato è il calcolo di prima, quindi ho il raggio della Terra per 300.000. Del resto questo è logico, perché il raggio del Sole, che diventa buco nero, contiene la massa del Sole, ma se la massa del Sole è 300.000 volte quella della Terra, avrò un risultato come raggio che è 300.000 volte più grande di quello della Terra. Quindi molto semplicemente faccio 300.000 volte 9 mm. E ottengo circa 2,7 km, quasi 3 km. Quindi il Sole, per diventare un buco nero, dovrebbe stringersi fino a circa 2,7 km di raggio.